Non amareggiarti a causa dell'odio altrui. Sulla Terra ci sono personaggi di ogni livello che hanno il business dell'odio, della sofferenza, del far sentire inferiori e colpevoli senza dare soluzioni, per poi sfogarsi nella guerra. Quelli sono personaggi da evitare, anche se sono autorevoli. Riconosci la vita. Per spiegarti questo concetto, voglio leggerti un brano tratto da questo libro, intitolato Osserva, capisci, agisci, volume 3, con le domande di Come la vita quando ti sorride. È un brano che riguarda proprio il tema del non amareggiarti a causa dell'odio altrui, perché c'è gente che fa business raccontando misteri e altre panzanate, eh? Perché loro ci guadagnano se tu soffri. Ma perché devi farlo tu? Pagina 45. Non raccogliere le critiche, proprio come per strada non raccogli la spazzatura per mettertela in tasca. Non avrebbe senso, vero? Se tu ti riempissi le tasche di lattine schiacciate, sporche e sgocciolanti, dico bene? Lo stesso vale per le critiche, le considerazioni deprimenti e inutilmente allarmanti su pettegolezzi e crisi politiche. Perché dovresti accettare simili regali? Dice, ma c'è gente che parla di quelle cose, io devo ascoltare. Ma perché devi? No, dice, io devo ascoltare perché? È perché è gente che ha studiato. È gente che ti ha ipnotizzato. È gente che ti ha detto che lo studio è ascoltare loro. E se tu studi devi fare portavoce, devi essere portavoce loro. Non è vero. Non raccogliere la spazzatura per strada. Eh? Riesci a visualizzare l'immagine? Fa schifo, no? Che tu cammini per strada, prendi tutta la peggiore spazzatura, te la metti in tasca. Ma perché? Ma c'è anche spazzatura a livello di pensieri. Perché ti riempi la testa con il pessimismo, il business del dolore di certi depravati? Evolvi. Dice, come faccio a evolvere? Osserva. Dice, poi? E poi capisci. E quando osservo e capisco, cosa faccio? Osserva, capisci, agisci. Volume 3. Con le domande di Come la vita quando ti sorride. Quando osservi, capisci, agisci in modo etico. Ecco cosa fai. Perché è l'unico modo per esistere. E già. Sei un essere spirituale,